Ciao a tutti e ben ritrovati al canale. Io sono Elisa e nella puntata di oggi ci ricollegheremo a un video pubblicato recentemente nel quale vi elencavo lo strato necessario per iniziare in autonomia a coccolare la propria auto. Nella puntata di oggi invece vi mostrerò delle attrezzature più sofisticate che vi porteranno a raggiungere dei risultati più professionali, quindi ve le preparo e iniziamo. Iniziamo dal lavaggio. Innanzitutto idropulitrice ad altissima pressione, più di quelle domestiche, più di quelle a gettoni. Una cosa che tutte le idropulitrici professionali hanno è una caldaia che permette all'acqua di raggiungere anche i 100 gradi o anche molto di più. E comunque è una cosa fondamentale perché alta pressione e acqua calda aiutano a sgrassare molte molte cose. Un accessorio molto importante da utilizzare durante il lavaggio è la lancia foam, che serve per applicare uno shampoo pre-wash, quindi uno shampoo pre-lavaggio, sulla macchina. Purtroppo il lavaggio porta alla luce sempre segni indesiderati sulla carrozzeria, però in questi casi ci vengono in aiuto le lucidatrici. Io qui ve ne ho portate solo tre, vi volevo parlare solo di quella che preferisco, diciamo così, che è quella che comunque è una rotor orbitale che arriva dappertutto. Io utilizzo la linea Rupes, mi trovo molto bene, è una linea che utilizza il cavo e non la batteria. Secondo me le lucidatrici a cavo sono migliori, ma semplicemente perché non si ha il pensiero della batteria e la loro potenza comunque è sempre costante. Non devi preoccuparti di dire, ah, devo ricaricare la batteria. E, vi consiglio inoltre di partire comunque con delle lucidatrici subito professionali, perché comunque sono quelle che vi danno dei risultati di qualità e sono quelle più affidabili. Faccio solo una piccola parentesi per indicarvi secondo me quali sono i tamponi che dovete per forza comprare ed avere con voi sempre in questi casi. Allora, uno da taglio, quindi io vi mostro ovviamente la linea Rupes, che è quella che utilizzo, però ci sono altri modelli, altre marche che potete sempre acquistare. Un tampone in lana da taglio, quindi per eliminare quei segni un po' più profondi, e sempre un tampone in spugna per rifinire o per il pollice, come volete chiamarlo voi. Quindi sono due tamponi che servono e vi aiutano a tirar via tutti quegli sprisi, quegli sfirl, quei segni indesiderati che trovate sulla carrozzeria. In un video precedente sulla pulizia dei vetri vi avevo mostrato che potevate utilizzare la paglietta per eliminare lo sporco o i residui che rimangono sul vetro. Un oggetto un po' più professionale è la clay bar, qui la vedete un po' pallottolata, però è usata e strausata. La clay bar può utilizzare sia sui vetri che sulla carrozzeria, a differenza della paglietta che si poteva usare solo sui vetri e all'esterno. La clay bar vi aiuta a eliminare e a decontaminare lo sporco più ostinato. Passiamo all'interno della macchina. Ovviamente vi dico sempre, tutte le cose mostrate nel video precedente devono essere tassativamente in vostro possesso. Una chicca in più che potete comprare sono diversi tipi di spazzoline con setole di diversa durezza. Io vi consiglio queste spazzoline fatte così che si possono collegare al trapano, sono medie, di media durezza, per pulire tappetini, moquette o comunque tutto quello che è per terra. Invece, se volete pulire i sedili, ci sono delle spazzoline a mano con setole morbide che potete utilizzare di varie grandezze. Adesso io ho portato questa piccolina, però ce ne sono anche di più grandi. Ovviamente, se andate a affrontare questo tipo di intervento all'interno dell'abitacolo, non potete pensare che si asciughi da solo, in quanto si forma comunque della schiuma, le spazzoline mandano in giro lo sporco, avete bisogno per forza di una spira liquidi come questo. Questo vi aiuta a estrarre, a eliminare tutto quello sporco che voi mandate in giro con le varie spazzoline. Beh, una volta che avete accumulato tutte queste cose non potete pensare di spargerle ovunque, quindi vi consiglio di comprare un carrellino come questo con le ruote che vi tiene tutto in ordine e che potete portarlo dappertutto. Come abbiamo visto, le attrezzature sono tante,
in continua evoluzione. Ci sembrerà sempre che mancherà qualcosa. L'unica cosa che non deve mancare è la voglia di migliorarsi e la passione che ci mettiamo nel fare questo tipo di lavoro. Anche la puntata di oggi è finita. Spero vi sia stata utile. Mi piacerebbe sapere nei commenti cosa ne pensate, se aggiungereste delle attrezzature o se vorreste avere degli approfondimenti su alcune di esse. Vi ricordo che se vi piacciono i contenuti dei miei video vi potete iscrivere al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Quindi al prossimo video. Ciao!